2 milioni e mezzo di arrivi e 11 milioni e 300 mila presenze nel 2022 appena salutato. Le Marche si presentano alla Beat di Milano mostrando il volto in salute di una regione in ascesa sotto il profilo dell'attrattività turistica. Dati che contrassegnano una crescita di presenze superiore al 9% rispetto al 2019, ultimo anno pre-Covid. Una Beat in cui le Marche hanno mostrato come il turismo italiano rappresenta l'80% di questa fetta, con l'ampliamento dei voli del Sanzio si punterà invece ad accrescere il flusso degli stranieri, al momento piuttosto circoscritti a Germania, Svizzera, Francia e Olanda. Raccontiamo risultati importanti dello scorso anno e credo che sia una soddisfazione non solo per noi che siamo qua, per tutte le Marche, per tutti i marchigiani, per gli imprenditori. Il turismo è un'opportunità importante che va colta fino in fondo. Nel 23 si apre un altro mercato con i voli, cercheremo di promuovere la nostra regione anche nelle capitali europee che saranno raggiungibili anche per il tramite appunto di questa opportunità che ci offre l'aeroporto delle Marche. A visitare lo stand milanese delle Marche anche il ministro del turismo Daniela Santanchè. Le Marche è un territorio che ha tutto. Dobbiamo insieme venderlo meglio. Oggi abbiamo un vantaggio col turismo lento, il turismo di prossimità. Abbiamo anche un vantaggio sugli italiani che hanno riscoperto i borghi, ad esempio le Marche ha tantissimi borghi. Le Marche ha tutto, si mangia bene, si beve bene, c'è tutto bello. Dobbiamo imparare a promuoverla meglio, ma col presidente Acquaroli avremo un grande balzo in avanti. La prima giornata della Beat è stata anche all'insegna di una sorta di battesimo per l'ATIM, la neonata azienda per il turismo e l'internazionalizzazione che ha messo in mostra le sue eccellenze culinarie e alberghiere a braccetto con la presentazione del piano cultura. E diciamo che questo stand è stato il primo parto dell'ATIM, è stato un parto difficile, però penso che sia venuto fuori un bel bambino, ecco, lo possiamo vedere. Dentro questo bel bambino abbiamo tante cose da offrire, un po' come la nostra meravigliosa regione. 35 eventi, avremo gli chef stellati delle Marche, oggi abbiamo l'Unione Italiana Cuochi delle Marche. Il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere la nostra regione, i nostri territori, soprattutto la nostra identità al di fuori anche dei nostri confini naturali, tutto questo per attrarre nella nostra bellissima terra moltissimi turisti. Io sono sempre più convinta che la cultura e il turismo debbano sempre lavorare insieme, lavorare per un unico obiettivo che è quello quindi della valorizzazione dei nostri bellissimi luoghi. La promozione adesso dopo la Beat, la prossima settimana avremo il MICAM, MIPEL, Linea Pelle, anche lì saremo presenti con l'ATIM. Proprio per unire sempre di più questi mondi che non sono separati, debbono soltanto trovare quella sinergia per potersi sponsorizzare nei vari eventi. E le Marche sono belle anche quelle, abbiamo il bello e il ben fatto, abbiamo l'artigianalità, abbiamo il Made in Italy, che sono delle linee importanti che potremo giocare. Però abbiamo un territorio meraviglioso, cultura, storia, montagna, mare. Collina, abbiamo i prodotti enogastronomici, abbiamo tante proprietà, tanti valori che possiamo mettere in campo e allora unire tutti questi in un gioco di squadra sicuramente valorizza ancora di più le Marche con delle infrastrutture che debbano sorreggere questo lavoro che tutti quanti stiamo cercando di mettere in campo.